Senti, Gianpiè, io non so come ringraziarti, sei sempre disponibile. No, grazie a te, anzi, da Ferragosto non ci No, ma vedevamo. qui io. Sono successe tantissime cose, ma anche proprio, mi sa, Sì, ultimamente ma sta sì, succedendo però qualcosa io di. spigolando sul web, no, ho trovato un documento politico qui di Grotta Ferrata. Mo, tu ne Che sai dici? niente, eh? Ma qualcosa gira Vabbè, mo da te lo leggo. stamattina. I sottoscritti consiglieri comunali facente parte della maggioranza che sostiene il sindaco Luciano Andreotti, preso atto del parziale riassetto della giunta comunale, la ripartizione dei deleghi, i pennacchi e tutte queste cose, consapevoli della complessa e difficile situazione organizzativa, ribadiscono il pieno e convinto sostegno all'amministrazione guidata dal sindaco Luciano Andreotti. Condividono le operazioni di riassetto, danno pieno mandato al sindaco di esplorare la possibilità di coinvolgere i gruppi di minoranza consiliare nell'organizzazione e nell'attuazione dei programmi amministrativi. Si impegnano a sostenere responsabilmente e lealmente l'azione del sindaco e della giunta, accettano il principio democratico in base al quale nell'ambito dei consigli e delle commissioni comunali si atterranno alle posizioni preventivamente discusse, vabbè, considerando ogni presa di posizione divergente come un'esplicita dichiarazione di fuoriuscita dal gruppo di maggioranza. O pubacco, convengono sul fatto che il raggiungimento degli obiettivi di programma affidabilità dell'attuale maggioranza e dei consiglieri costituiranno la base di valutazione essenziale per l'auspicabile costituzione di future coalizioni. Ma quindi già guardano avanti. Beh, questa è una visione, abbiamo un politico che ha una No, visione. ora no, però c'è da dire una cosa, no, che qui di firme, boh, io ne vedo solo una, due, tre, quattro, Su quanti cinque, consiglieri? I 10 di sono maggioranza? sette, sì, Ah. ne mancano tre di maggioranza, Chi sono quelli che mancano? e mancano Massimo Garavini, Veronica Pavani e Ines Oh, invece Scacchi. quelli che hanno firmato, li vogliamo ricordare Eccoli, Francesca Passini, Marco Bosso, Daniela Calfapietra, Alessandro Cocco, Massimiliano Di Giorgio, Pina Pepe e Federico Pompili. ottimo. Ho capito, ma a me boh, poco ce magno di politica, ma spiegami un po', ma non è che dopo Giuseppi 2.0 arriva anche Luciano 2.0? Intanto rinnovo il ringraziamento a te per l'opportunità di discutere. Questo documento credo stia uscendo stamattina, è uscito nei giorni scorsi, ma ancora non era ben, come dire, stato diffuso. Sembra che il sindaco l'abbia pubblicato sulla sua pagina Facebook personale, dopo che verosimilmente l'altra sera, non so se 2 giorni fa, si sono riuniti per una riunione di maggioranza nella quale a questo punto dobbiamo dedurre c'è stato questo confronto dove taluni hanno firmato. Hai fatto bene a ricordare tutti i nomi, lo ricordo ancora una volta prima perché è importante: Francesca Passieri, Marco Bosso, Daniela Calfapietra, Alessandro Cocco, Massimiliano Di Giorgio, Pina Pepe, Federico Pompili. Posso permettermi di aggiungere che forse anche Ines Scacchi, che notoriamente è una consigliera che lavora all'estero e viene chiamata alla bisogna quando ci si deve fare qualche delibera e quindi si organizzano i consigli a Grotta Ferrata, e questo non è un mistero, sulla base delle disponibilità di questa consigliera, quindi pensa un po' a che punto siamo. Firmerà, e Ma non bastano, no? però rilevo che due consiglieri non hanno sottoscritto. Questo è un dato importante. Però prima di andare a vedere chi ha firmato e chi no, io farei una piccola analisi e delle valutazioni su questo documento Ma chi sono ste forze de minoranza? che definire sconcertante è poco, forse neanche basta come aggettivo, perché siamo arrivati, secondo me, proprio, possiamo dirlo, al delirio di onnipotenza di qualcuno. E quindi chi ha firmato questo documento si è assunto delle responsabilità fortissime, perché praticamente, Quello che decide il sindaco, ma vanno quello che ha dietro. già deciso il sindaco, che qua dice che praticamente al primo punto i sottoscritti consiglieri facenti parte prenderanno atto delle cose già decise dal sindaco, quindi praticamente a fronte delle dimissioni dell'assessore Prisco, tu lo sai, no? Della quale ovviamente nessuno ha ritenuto di spendere Eh mezza sì, parola, si è visto no, ma non poco se questa ne parla perché storia. se ne va un assessore a bilancio, zero. È stato purtroppo Che poi era brava.
Ma pure qui poi ci torneremo sopra un attimo, perché secondo me c'era qualche sopravvalutazione su alcune situazioni. Comunque, dicevo, l'assessore Prisco ha abbandonato pochi giorni fa nel silenzio generale, come sempre. Quest'estate è stato mandato via l'assessore Di Bernardo, perché probabilmente oscurava troppo il Re Sole, e quindi si è deciso di metterlo da parte. Adesso però, qui, da questo primo punto, sembrerebbe che lui, il Re Sole, ha già deciso chi sono i nuovi assessori, e quindi gli dice firmate perché è tutto a posto, per cui già la giunta sarebbe stata formata, almeno così noi dobbiamo dedurre da questa cosa. Ma questo documento, che io dico che è sconcertante e che come dire, palese ormai qualcuno che ha perso un po' il senso della realtà e di quello che sta effettivamente facendo o dovrebbe fare, e probabilmente invece si spinge su piani completamente avulsi da quelli che sono gli interessi della cittadinanza reali, è una serie anche di contraddizioni una dietro l'altra, perché praticamente poi dicono che c'è una complessa e difficile situazione organizzativa all'interno del comune, dove la giunta ha dovuto operare, quindi con difficoltà secondo colui che ha redatto questo documento e secondo quelli che l'hanno sottoscritto, con gravi e note carenze di organico, e quindi ha visto tutta una serie di avvicendamenti all'interno del comune. Intanto, come noi abbiamo già detto svariate volte, Andreotti ha dato il placet al comando a Viterbo della dirigente delle finanze, dottoressa Ivana Rasi, lo possiamo dire, ha dato l'ok al trasferimento a Guidonia della dottoressa Carola Pasquali, e adesso, dalle voci che corrono, pare che anche il dottor Laurato se ne sia andato o se ne stia per andare, colui che aveva temporaneamente preso il posto, almeno come figura di posizione organizzativa sul settore finanze, per dissidi non meglio chiariti con il sindaco. L'assessore Prisco se n'è andata, quindi forse più che grave carenza io direi che magari c'è qualche problema tra questo sindaco e gli uffici. Però si ribadisce il pieno e il convinto sostegno ad Andreotti, perfetto. Si condividono tutte le operazioni di riassetto già operate, ma accettando fin d'ora pure quelle future, quindi piena delega in bianco al sindaco. Per cui questi signori consiglieri, che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini, cosa fanno? Gli dicono al sindaco: fai quello che ti pare, perché noi tanto siamo con te finché morte non ci separi. Io ieri stavo a Roma, no? Sotto la statua di Giulio Cesare c'è, cioè, dictator perpetuus. Danno pieno mandato al sindaco di esplorare la possibilità di coinvolgere i gruppi di minoranza consiliare nell'organizzazione e nell'attuazione dei programmi amministrativi comunemente condivisi e su specifici argomenti di interesse generale di alta rilevanza istituzionale. Quindi finalmente, come si dice, il re è nudo, si cala sta maschera che da 2 anni andiamo avanti, e le minoranze, talune, tutte, non lo so, io credo che queste minoranze per adesso si chiamano città al governo. La città al governo è in maggioranza con Andreotti da 2 anni, lo dico, e se qualcuno mi vuole smentire e vuole venire a fare un confronto, cara consigliera Consoli e cara altra consigliera che fa parte della città al governo, vieni pure e ne parliamo. Quindi 7-2-9. Minimo. A maggioranza ce l'ha? Ah, sicuramente sì, ma c'è pure la scacchia, 10.